Ma i lavoratori chiedono basta sussidi, lavoro, lavoro, lavoro. Noi vogliamo la contrattualizzazione così come era stata promessa da parte della deputazione parlamentare calabrese. L'intervento normativo che è stato fatto non è sufficiente per risolvere i problemi di 4.000 lavoratori, molti di questi rimangono fuori con quell'impianto normativo, servono le risorse economiche, quindi servono 70 milioni di euro, serve aiutare anche gli enti comunali a fare la contrattualizzazione, al momento siamo solo agli impegni e alle promesse, così non può andare. I lavoratori chiedono di essere contrattualizzati, questa è una prima iniziativa che stiamo facendo, ne faremo altre perché alzeremo il livello della mobilitazione, anche perché in Calabria è partita una stagione di vertenze che scenderanno ovviamente, che verranno messe in piazza, c'è questo tema del precariato, c'è il tema della sanità, ci sarà il tema dell'ambiente, ci sarà il tema degli investimenti. Ecco, su queste questioni noi chiediamo che il governo assuma delle responsabilità verso la Calabria, perché sta facendo solo azioni contro la Calabria a partire dall'ultimo provvedimento sulla decontribuzione che è contro il Sud. In questo momento sono state fatte promesse, questi lavoratori chiedono l'impegno delle promesse fatte alla deputazione parlamentare calabrese, e anche la giunta regionale deve mettere al centro il lavoro. In questo momento il lavoro è il grande assente della politica nazionale e regionale, noi vogliamo che si parta dalla qualità del lavoro e a partire dalla contrattualizzazione di questi lavoratori che, ripeto, mantengono in piedi la pubblica amministrazione calabrese. Il messaggio di oggi è un appello al governo centrale, al governo regionale, agli enti locali. Bisogna trovare le risorse necessarie per dare dignità a questi lavoratori, per poter procedere all'accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali, con CGIL e CISL e UIL, servono 70 milioni di euro. Quindi per poter dare dignità a questi lavoratori bisogna mettere nel piatto 70 milioni. E allora è bene che ci sediamo attorno ad un tavolo e recuperiamo le risorse necessarie. Abbiamo una parte di questi lavoratori che sono rimasti addirittura fuori dal bacino, vanno recuperati anche questi lavoratori, una parte di questi lavoratori sono prossimi alla pensione, noi sappiamo che sono stati già penalizzati perché negli ultimi periodi non hanno contribuzione versata, e quindi proprio attraverso questa contrattualizzazione che si possa recuperare, sia pure tardivamente, una parte dignitosa che possa consentire domani una pensione più tranquilla a queste famiglie. E allora è il momento di sederci subito, stamattina noi aspettiamo di essere ricevuti dal prefetto qui di Catanzaro, ringraziamo le forze dell'ordine anche per la pazienza, per il sostegno, per la vicinanza, però credeteci, queste famiglie sono alla disperazione, cioè qui praticamente non c'è dignità più nelle famiglie, questi lavoratori sono umiliati. Attenzione, una cosa la voglio sottolineare, non chiediamo assistenza, non vogliamo assistenzialismo, vogliamo lavoro dignitoso, queste persone stanno espletando già un'attività lavorativa presso i comuni, stanno garantendo servizi essenziali alle comunità. E allora è giusto che per questi servizi che i comuni erogano deve essere riconosciuto a queste famiglie, a questi lavoratori, il giusto compenso. Allora, qui parliamo di 4.200 persone, di lavoratori, io li definisco fantasmi. Come Guil stiamo facendo una battaglia verso il lavoro precario e abbiamo definito proprio questi lavoratori che sono in continuità di precariato, i lavoratori fantasmi, che però sono lavoratori che garantiscono i servizi all'interno dei nostri comuni, all'interno della nostra regione. È a loro che dobbiamo dare un segnale importante, perché conosciamo bene la situazione dei nostri enti locali, molti sono in dissesto, molti sono commissariati, molti sono sotto organico, e loro hanno continuato in questi anni a lavorare percependo miseramente 700 euro al mese, non avendo garantiti diritti, tutele, e quindi oggi non possiamo ancora continuare a parlare se stabilizzarli o meno. Quindi cosa chiedete? Chiediamo che il governo nazionale, più che il governo regionale, si impegni a trovare questi 60 milioni che occorrono alla loro stabilizzazione.